Amici di Inter, fan TV, cuori forti neri azzurri, bentornati da Michele Borrelli alle videopagelle di Genoa Inter 0-4. Finalmente commentiamo una bella vittoria, anche larga, non si è sofferto praticamente mai. Addirittura nel secondo tempo 11 contro 10 perché è stato espulso Romero sul calcio di rigore che ha messo al sicuro il risultato, il 2-0. Già c'era stato l'1-0 nei primi minuti di Gagliardini, il 2-0 sul rigore di Icardi, che appunto si era anche procurato il rigore, poi l'assist sempre dello stesso Icardi a Perisic e anche Gagliardini che è andato a fare una doppietta di testa come all'andata, quindi 4 gol per Gagliardini sui 5 totali stagione contro il Genoa, 2 doppiette. Andiamo per ordine, Handanovic gli do un 6 di stima perché comunque è stato bravo nel controllo di palla, anche Spalletti lo ha sottolineato quando l'Inter faceva ripartire l'azione, ma niente di che, ordinaria amministrazione. I difensori molto molto bene, in crescita, soprattutto Miranda. Dopo la Lazio mi è piaciuto anche stavolta, gli do un bel 7, così come do 6,5 a Skriniar e D'Ambrosio che hanno fatto il loro. D'Ambrosio anche spinto abbastanza. Samoa, il migliore della difesa, 7+, è entrato nel primo gol con un bel assist, ma in generale anche lui come Miranda sul solco di Inter Lazio ha dato molta sicurezza, anzi a dire la verità io Nainggolan e a Samoa li avrei un po' risparmiati, però il mister ha scelto anche Brozovic che anche lui gioca sempre. Brozovic anche un bel 7 perché da lui partivano tutte le azioni dell'Inter, soprattutto nel primo tempo quando c'è stata partita, quindi 7 per Brozovic, 6,5 per Nainggolan che tornava titolare dopo tanto, ormai più di un mese si era infortunato dopo Cagliari-Inter, qualche tentativo dalla lunga distanza, un bel assist a Icardi che però poi ha sprecato sul palo, un buon Nainggolan che però può ancora crescere, 6,5 per lui. Gagliardini, migliore in campo, gli do un bell'8, doppietta, ma non solo, veramente una grande partita, tutto campo, complementare di Brozovic nel primo tempo, molto bene, andava a riempire gli spazi, a coprire, a recuperare palla, a far ripartire, davvero un giocatore che secondo me ha bisogno di fiducia, così come aveva dimostrato con la spalla dopo il suo di gol, il 2-0, mancavano solo 15 minuti, ma in quei 15 minuti ha fatto veramente bene sull'entusiasmo del gol. Qui evidentemente si è sbloccato subito e poi ha fatto una grande partita. Bisogna insistere secondo me su Gagliardini. Per quanto riguarda invece, almeno in questo finale di campionato, poi per quanto riguarda il tridente, molto bene tutti. Politano, un moto perpetuo, 7,5 per lui, anche se non ha messo lo zampino nelle 4 marcature, una grande partita ancora una volta di Politano. Mi spiaceva solo che si continuasse a stancare, no? Continuasse a sprintare, a scattare. E dicevo tieniti per domenica perché c'è un'altra partita con l'Atalanta che giocherà domani col Bologna e se vince si può portare a 51 punti, quinto posto a 5 punti dall'Inter, ma vedremo dopo Atalanta-Bologna. Per quanto riguarda i due attesissimi, anche per quanto riguarda le esultanze, gli assist, i passaggi, devo dire che Icardi-Perisic è stato più Icardi tu Perisic che Perisic tu Icardi, come era lo slogan, no, dell'Inter, perché per due volte Icardi ha servito Perisic molto bene, una volta tenendogli lo spazio, facendolo andare al tiro, un bel tiro di sinistro forte di Perisic respinto dal portiere, e poi nell'altra azione Nainggolan ruba molto bene palla, Icardi verticalizza e Perisic segna, quindi assist di Icardi, do un bel 7,5 a Icardi perché tornava dopo tanto, 53 giorni, non era facile, gol, assist, forse un errore, anzi l'errore è stato sul palo perché lì era un'occasione abbastanza clamorosa, però ha fatto dei buoni 70 minuti. Perisic gli do un 7 perché oltre al gol ha fatto anche delle altre belle cose come il velo sull'assist di Asamoah, il primo gol di Gagliardini, e poi in generale una buona prestazione anche se sotto porta secondo me può fare meglio Perisic, a volte anche nel primo tempo ha tirato debolmente, a volte spreca, e così come nel finale il 5-0 clamoroso lo ha sprecato solo davanti al portiere, però un bel 7 anche per Perisic perché ha corso tanto. I subentrati, Keita è entrato veramente nel finale, quindi gli do senza voto, ormai la partita non aveva più niente da dire, do un 6 a Borja Valero, anche un 6 più a João Mario perché João Mario quando parte da dietro mi fa intravedere qualcosa di positivo rispetto a quando gioca vicino
all'area avversaria, quindi lo vorrei rivedere in quella posizione un po' più arretrata. Spalletti 7, ha gestito bene il post Inter Lazio, non era proprio scontato, non era facile, quando è sotto pressione a volte sbotta, ma qui invece anche è stato abbastanza soft nel post partita, quindi lo vogliamo così, più tranquillo il mister, e quindi bene, bene così, 7 per lui. Handanovic quindi 6, 6 e mezzo ad Ambrosio, 6 e mezzo a Skriniar, 7 a Miranda, 7 più ad Samoa, 7 a Brozovic, 8 a Gagliardini, migliore in campo, 6 e mezzo a Nainggolan, 7 e mezzo Politano, 7 e mezzo per Icardi, 7 per Perisic, 6 a Borca Valero, 6 più a João Mario, senza voto Keita, 7 a Spalletti. Queste sono le videopagelle di Genoa Inter 0-4, Inter che vola, consolida il terzo posto a più 4 sul Milan, finalmente si mettono un po' di punti di nuovo sui rossoneri. Ci vediamo giovedì per Fortu Free One, poi venerdì una video news, solo per questa settimana non c'è obiettivo Inter, ma tutti gli aggiornamenti con le video news e poi tutti gli altri appuntamenti, sempre Forza Inter, iscrivetevi al canale, grazie a tutti quelli che numerosi ci avete seguito dall'Inter Club Tribasei per il live, per la diretta di Genoa Inter 0-4. A presto, ciao da Michele Borrelli.